La Festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa nazionale italiana istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946, con la celebrazione principale che avviene a Roma. La Festa della Repubblica Italiana è uno dei simboli patri italiani. Il cerimoniale della manifestazione organizzata a Roma comprende la deposizione di una corona d'alloro in omaggio al milite ignoto all'altare della patria da parte del Presidente della Repubblica Italiana e una parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Bentornati sul canale di Debi. Ragazzi, questa era la storia in breve della nascita della Repubblica Italiana. Ovviamente, per questioni di tempo, non ho potuto raccontare appunto l'intera storia, però se siete curiosi, vi lascio il link in descrizione. Allora, il video nasce oltre che per parlare della Repubblica Italiana, anche perché intendo creare oggi stesso in diretta il clan su World of Warships. Come ben saprete, in realtà non lo sapevo neanche io, però mi sono informato, il 18 giugno del 1946, con la proclamazione della Repubblica, la Regia Marina assunse il nome di Marina Militare, quella che conosciamo tutti noi. Io direi, ragazzi, a questo punto, fatta questa premessa, di andare immediatamente a creare il clan. Allora, il tag sarà RN. RN è la sigla di Regio Nave e fu il prefisso di tutte le unità navali da guerra del Regno d'Italia nel periodo che va dal 1861 al 1946. Ovviamente ho letto perché non vorrei essere in errore. Allora, RN, il nome sarà Regia Marina. Direi che possiamo procedere. Via. Benvenuti sul canale di Devi. Mi raccomando, iscrivetevi, mi piace, condivisioni, canale Twitch, pagina Facebook, facciamo un po' di pubblicità nell'attesa. L'abbiamo fatta. È nato il clan di Devi. Al posto di Messi potevo mettere davvero tantissime immagini, magari una che diceva: "E volevi sapere il mio win rate?" E invece no. A parte gli scherzi, il mio win rate è stato detto più volte, sul canale Twitch, quindi se non mi segui non è colpa mia. Andiamo su War Thunder. Adesso creo la squadriglia italiana, nome della squadriglia Regia Aeronautica, tag della squadriglia 37esimo, squadriglia creiamo questa qui con le Golden Eagle, motto un attimo perché me lo sono scordato, fatemi dare un'occhiata perché devo leggere, Virtute Siderum Tenus. Che significa dal latino con valore verso le stelle. Questo è il motto dell'aeronautica militare. Allora, nazionalità italiana, italiana. Vediamo un attimo, penso di aver messo tutto. Regia aeronautica, descrizione e annuncio, poi le vedo in seguito. Crea squadriglia. Squadriglia creata con successo. Finalmente anche War Thunder, sarò presente anche su War Thunder con la mia squadriglia. Fatemi dire un paio di cose e poi concludo il video. Primo, ho creato la squadriglia su War Thunder e il clan su World of Warships non perché desidero scalare la classifica e arrivare in vetta al mondo per essere il più bravo in assoluto. A me di questa roba non me ne frega assolutamente nulla. Ci sono altre squadriglie e altri clan che sbattono la testa per cercare di essere i primi in assoluto. Bene, io non sono quel tipo di clan.
Non sono quel tipo di persona. Io gioco per divertirmi, non per essere il migliore, anche perché essere il migliore su un gioco mi viene quasi da ridere. Per poter entrare, i requisiti minimi per poter entrare nella mia squadriglia e nel mio clan non riguardano le unità che avete, anche se avete l'era 1, per me va bene lo stesso. Però se giocate una volta al mese, cercate di dare spazio magari ad altri giocatori che intendono, come dire, conoscere nuove persone e quindi nuovi amici di gioco per potersi divertire sempre di più. Ultimissima cosa, la devo dire, se potete evitate di mandarmi le richieste per poter giocare insieme semplicemente per un motivo: quando mi vedete online, che sia World of Warships, War Thunder o qualsiasi altro gioco, il 95% delle volte è perché devo registrare un video da pubblicare su YouTube. Quindi non è che Davy è cattivo o se la tira, è semplicemente che il tempo è quello che è, quindi devo portare avanti appunto il canale di YouTube. Vi ricordo, ultimissima cosa promesso, la pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati, il canale Twitch per seguire le mie live. Ragazzi, video terminato, grazie per l'attenzione, noi ci vediamo alla prossima. Spero di essere stato chiaro in tutti i punti. Ci vediamo alla prossima. Ciao!